Molto bene, Ramirez. La tua posizione è ottima. Al centro del suo campo visivo. Non può fare a meno di vederti. E visto che è sola annoiata, in pochi minuti sarai anche il suo centro d'attenzione. Peccato che non ti sei messo la giacca marrone. Ha più spalle. Però il grigio è un colore rilassante. Equilibrato. Si renderà conto che sei un tipo solido, centrato, sicuro. E poi nasconde la forfora, perché non può levartela, Ramirez. Un movimento falso, e addio preda. Il gesto deve essere un messaggio, un richiamo. Uno stimolo sessuale. Per esempio, se ti inclini un po' verso destra, dimostri che sei un tipo flessibile. Solido, ma flessibile. Se ti tocchi il lobo dell'orecchio, così, aggiungi una nota piccante all'insieme. Sicuro che l'ha notato. E sta già sorridendo. Loro prendono al volo questi piccoli indizi. Le restituisci il sorriso? No, no, no. È ancora presto. Meglio lasciare che diventi un po' impaziente. Questo le rende vulnerabili. Molto. Beh, Ramirez, adesso basta col lobo. Che non pensi che ti stia schiacciando un brufolo? Oddio! Si vedrà il furuncolo sul collo? Spero di no. Ma non si sa mai. Scuoto un po' le spalle. Come se avessi una contrattura. Così penserà che faccio sport o che vado in palestra a fare bodybuilding. Sì, questo l'eccita e che sembra proprio una ragazza intelligente, sensibile, colta. Però, certo, magari preferisce gli intellettuali, o gli artisti. Potrei. Ecco, lo so! Tamburellare così con le dita. Come se si ricordasse di una musica. Sì. Quale gli piacerà? La classica o la moderna? Non ti vergogni, Ramirez? Cosa ti diceva tua mamma, eh? Cosa ti diceva? E adesso? E se quella ragazza ha l'occhio di lince, eh? Bevi un po', che è meglio. Qui non credo che ci hai preso, Ramirez. Un frullato tutti i frutti. Anche se ti piace tanto. È poco virile. Dovevi chiedere un whisky, come fa Tony. Quello sì che le sa cacciare. Quello. Invece tu, Ramirez, invece tu.